Ciao Ninni, ho deciso di pubblicare un nuovo video per tornare in un mondo diverso questa volta. E non a caso ho deciso di pubblicarlo oggi, il 10 settembre. Sì, perché oggi sono passati esattamente 2 mesi da quando ho compiuto 30 anni. E chi mi conosce sa quanto disagio e ansia mi creava questo numero. Forse perché viviamo in una società fatta di regole e pregiudizi. Forse perché sono ancora ferma quando ne ho compiuti 25, non lo so, o forse perché sono in una fase di grande trasformazione, chi lo sa. In questi ultimi mesi sto facendo un po' i conti con cosa è successo alla mia vita negli ultimi anni. Chi c'è da sempre non se n'è mai andato, chi non c'è più, e chi invece ne è entrato a far parte portando tutta la sua energia e vitalità. E di conseguenza mi ha permesso di entrare a far parte della sua, e credetemi, non è una cosa scontata. Però vorrei dire a quella ragazza di 4-5 anni fa che sono orgogliosa di lei, di quello che sta imparando, della donna che sta diventando, perché sì, ormai quello sono, lo devo accettare. E di come sta prendendo e affrontando la vita. Ho deciso di realizzare questo video su una mia giornata tipo, da ormai 6 anni a questa parte. Però mi sono resa conto che non mi stimola più, che è diventato tutto troppo monotono e ho bisogno di cambiare qualcosa per vivere la vita che desidero e sentirmi felice e appagata appieno. Sì, lo ammetto, questi ultimi anni sono stati travolgenti, fatti di momenti duri e difficili, però di altrettanti spensierati, liberi e felici. Ho imparato che voglio vivere la vita al massimo, a ricercare sempre la mia felicità, a provarci sempre ogni volta che sento quella forza dentro che mi smuove, a prendermi del tempo se ne ho bisogno e a fermarmi se le cose dovessero diventare più grandi di me. Ho sicuramente ancora tanto da imparare e mettere in pratica, ma so di non essere da sola. E ho scelto io stessa chi voglio che ci sia in questo grande viaggio che è la vita. Non accontentatevi mai di una vita mediocre, perché ne abbiamo solo una e io voglio arrivare alla fine dicendo esattamente queste parole qua. Ho fatto tutto il possibile per rendere felici gli altri, ma soprattutto me stessa. Sto tornando con nuove consapevolezze e una nuova me. E mi piacerebbe rendervi partecipi tutti, per chi avrà voglia di ascoltare e di condividere. Vi lascio la visione del video e spero di tenervi un po' di compagnia. Questa sono io, questa è la mia quotidianità e forse penserete che sono una pazza a volerla cambiare, ma purtroppo ultimamente non mi sta più dando quella spinta in più di cui ho bisogno.
Cercherò di tenere duro, perché sono sicura che con il mio impegno e il vostro aiuto riuscirò a sentire di nuovo quella fiamma che brucia nel cuore e ti fa dire: ora sì che sono felice. Vi abbraccio a tutti, a ognuno di voi. Ninni.